Allora, buongiorno a tutti. Io sono Laura Tassinari, sono il direttore dell'area internazionalizzazione, cluster e studi di Lazio Innova. E come molti, o immagino tutti voi sapete, Lazio Innova è l'agenzia regionale dedicata allo sviluppo dell'innovazione della regione Lazio e alla gestione dei fondi comunitari dedicati all'innovazione. E dei grandi progetti, delle grandi iniziative in favore dello sviluppo del nostro territorio, in particolare nei settori delle nuove tecnologie. E proprio a questo ambito appartiene un grande programma di interventi che è brandizzato, nominato Distretto delle Tecnologie della Cultura. È un progetto, un programma partito qualche anno fa e che già ha prodotto i suoi primi risultati. E siamo qui oggi per raccontare insieme quello che forse è l'intervento più interessante dal punto di vista della possibilità di spettacolarizzare e di raccontare in modo immaginifico il nostro immenso patrimonio culturale. E, ecco, di che cosa stiamo parlando? Una breve panoramica per inquadrare. Il sistema produttivo, culturale e creativo in Italia genera 96 miliardi di euro di PIL. Si tratta più o meno di 5 punti, non è poco, in particolare se si considera che ogni euro ne genera 1,8. Si tratta di circa 416.000 imprese e per 1,5 milioni di occupati, e tutto questo senza considerare l'indotto del turismo che ne deriva. Ci sono però delle criticità da affrontare. Il nostro patrimonio culturale è estremamente diffuso. È vero però che la fruizione poi è estremamente polarizzata. I primi 20 musei e istituti e luoghi della cultura attraggono oltre un terzo dei visitatori. E questo ovviamente genera una perdita di opportunità per tutto il resto del patrimonio estremamente frammentato, ma dico di più, sono quattro i grandi attrattori che attraggono il 17% del pubblico: il Pantheon, il Colosseo, come si sa, Pompei e il Parco di Capodimonte. E troppo spesso i centri minori, che pure proteggono delle gemme preziose, restano fuori dai grandi circuiti turistici. E un altro elemento di criticità è costituito dalla scarsa capacità espositiva. E basta tenere presente che i grandi musei, quelli che hanno più di 50.000 oggetti custoditi, ne espone più o meno l'8%. E tanto del nostro patrimonio non è neanche catalogato e registrato, e questo è anche in funzione di una scarsa capacità di ricorrere alle infrastrutture digitali per i nostri musei e luoghi della cultura. E sono catalogati in formato digitale solo il 37% dei nostri beni. E anche sulla comunicazione si è fatto ancora troppo poco, circa la metà dei luoghi della cultura ha un sito web dedicato, e in pochissimi sono dotati di strumenti per la valorizzazione e la fruizione. Ecco, e su questo bisogna fare molto di più. E su una situazione che già in qualche modo si dimostra critica. E poi l'impatto del Covid, e questi sono dati purtroppo già obsoleti perché riferiti allo scorso trimestre, ovvero al primo trimestre del 2020, e nei musei solo nei primi 3 mesi del 2020 si sono contati 19 milioni di visitatori in meno. C'è un
qualcosa da fare, c'è tanto spazio da recuperare. La Regione Lazio ha messo in campo l'iniziativa riferita al distretto delle tecnologie della cultura e che si orienta in tanti e diversi ambiti, e chiedo alla regia se per cortesia manda il video, Tassinari video. La regia in questo momento non ci segue, provo a farlo io. Ecco, spero che il video vi abbia dato la suggestione di tutto quello che stiamo realizzando per il nostro territorio, per le imprese, per gli organismi di ricerca. Si tratta di un complesso di interventi e azioni che mettono in campo in totale quasi 42 milioni di euro. Penso che nessuna regione in Italia, ma forse in Europa, stia investendo altrettanto in tecnologie per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In particolare quello di cui parliamo oggi è quell'intervento dedicato proprio alla valorizzazione, alla conservazione e al recupero e alla fruizione del nostro patrimonio tramite l'utilizzo di nuove tecnologie. E tutto questo viene fatto in una prospettiva di partecipazione, collaborazione e trasparenza tra istituzioni e territori e proprio all'interno di una logica che è stata sposata e ribadita dalla Convenzione di Faro, perché i cittadini in qualche modo si impossessino e si sentano responsabili di quello che è un asset fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Si tratta di 50 progetti destinati a valorizzare circa 250 luoghi della cultura all'interno dell'intera regione. Quindi per una volta non è solo Roma il grande attrattore, ma sono interventi che sono stati pensati e strutturati per poter collegare in rete e poter consentire di fare sistema tra grandi attrattori e i cosiddetti centri minori. E come vedete da questa slide, poi chi è curioso potrà andare sul link alla mappa, e sono rappresentate tutte le tipologie del nostro patrimonio culturale, dagli archivi alle biblioteche, alle aree, ai parchi archeologici, ai singoli monumenti,
o ai musei, alle gallerie. È ovvio, come vedete, questi ultimi sono sicuramente il campione più numeroso. E, ecco, vorremmo che non ci fossero più grandi attrattori e luoghi della cultura periferici, ma che tra gli uni e gli altri ci fosse un continuo e costante rimando che in qualche modo può far crescere in modo esponenziale l'interesse per il nostro patrimonio nel suo sistema complessivo. E i progetti che presentiamo oggi sono tre progetti simbolo, tre progetti estremamente significativi, e quelli che immaginiamo possano diventare un po' un paradigma di riferimento per la valorizzazione dell'intero territorio. Uno riferito al Parco Archeologico del Colosseo, che ha chiamato a sé in questo percorso di valorizzazione i territori della Conca di Amatrice, e quindi ringrazio Andrea Schiaffelli e il sindaco Fontanella che gli racconteranno tra poco, il Parco Archeologico di Ostia Antica con Claudia Tempesta, che ci racconterà che cosa hanno pensato per quello che riguarda le soluzioni tecnologiche per l'archeologia e il territorio, e la Fondazione Roffredo Gaetani, ringrazio il professor Agnoni, che ci racconterà una bellissima storia di valorizzazione di un'intera area anche dal punto di vista dell'ecosistema ambientale. Ma prima di tutto questo ringrazio la professoressa Sabrina Sarto che si è unita a noi. Adesso cerco di chiudere le slide. Ecco. E la professoressa Sabrina Sarto è presidente del Centro di Eccellenza del Distretto della Tecnologia del Lazio, perché il primo intervento che è stato messo in campo è proprio riferito alla creazione di un polo che raccordi mondo della ricerca e mondo dell'impresa nell'ambito delle tecnologie e della cultura, e per la creazione di una specie di grande politecnico diffuso creato da tutti i laboratori, i centri di ricerca che si occupano e che sono specializzati in questo settore. E grazie professoressa di essersi unita a noi oggi e le lascio la parola. Grazie Laura, mi sentite? Spero di sì. Ti ringrazio per avermi invitato a partecipare a questa sessione di estremo interesse che porta il messaggio dell'impegno forte della Regione Lazio in tutti questi anni nel settore delle tecnologie dei beni culturali, applicate ai beni culturali. Io ho l'onore e il piacere. Maria. Sabrina, stavo cercando di ripristinare la visione di tutti i partecipanti. Regia, per cortesia, aiutate? Non ti volevo che ti si vedesse. Allora, abbiate un attimo di pazienza, abbiamo la regia che sicuramente ci verrà in supporto molto in fretta. Ci verrà ad aiutare. Come si dice? Continua, mi dispiace che i nostri spettatori vedano me invece che te. Vabbè, dai, non si perdono niente, Laura. Mi sostituisci bene. Grazie, cerco di muovere il labiale. E quindi appunto volevo ringraziare Laura per avermi invitato
È questo un momento in cui stiamo a sottolineare e a vedere i risultati di questo fortissimo impegno della Regione e della nostra comunità nel portare avanti questo progetto, che è di costituire un vero e proprio distretto tecnologico per i beni e le attività culturali della Regione Lazio. Io dicevo, ho l'onore e l'estremo piacere di presiedere il centro di eccellenza. Si tratta di un processo lungo. Il centro si è costituito nel 2018 a seguito di un grossissimo lavoro che ha portato a mettere in rete tutte le università statali del Lazio, i maggiori centri di ricerca CNR, ENEA, INFN e tutti gli stakeholder. Abbiamo una rete di stakeholder di oltre un centinaio, che coinvolgono associazioni, imprese, associazioni imprenditoriali, imprese, enti istituzionali. E quindi questo è proprio è stata l'occasione per mettere in rete competenze e capacità. Il centro di eccellenza quindi dal 2020, quindi recentemente, si è costituito come organismo di ricerca con 8 soci fondatori, che sono le 5 università statali del Lazio, CNR, ENEA, INFN, e è aperto oggi ad accogliere nuovi soci tra tutti gli stakeholder che sono interessati ad interagire con il centro. Centro come centro di aggregazione e integrazione di competenze nel settore tecnologia e beni culturali, finalizzato, che si pone come obiettivi quelli del rilancio, della crescita, dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio e dell'intero comparto regionale, mettendo a sistema risorse tecnico-scientifiche, imprenditoriali, istituzionali per valorizzare competenze esistenti nella ricerca, favorire trasferimento tecnologico, sostegno ai processi di innovazione attraverso qualificazione, specializzazione e capitale umano. Voglio ricordare che nell'ambito del finanziamento del centro eccellenza sono stati finanziati oltre 20 master e altrettanti corsi di alta formazione, che hanno coinvolto un numero elevato di discenti in presenza, oltre 400, oltre a corsi online che hanno coinvolto oltre 20.000 discenti a distanza. Oggi è in fase di varo il nuovo piano dell'offerta formativa, che comprende altrettanti master e corsi di alta formazione, e soprattutto l'infrastruttura di ricerca del distretto tecnologico, con gli oltre 250 laboratori organizzati in 12 reti, oggi è a disposizione per collaborare con le imprese e con tutti gli stakeholder che operano nel settore. E voglio anche menzionare l'iniziativa promossa sempre da Lazio Innova, e quindi che è quella di momenti di incontro tra i laboratori tecnologici del distretto e le imprese, al fine proprio di far conoscere quali sono queste tecnologie, renderle effettivamente disponibili e favorire questo processo di crescita, di innovazione e di internazionalizzazione del quale il centro si fa promotore. Quindi mi fermo qui per non allungarmi troppo e lasciare spazio alle interessantissime presentazioni di questi bellissimi progetti che Laura ci ha anticipato, e ringrazio ancora tutti per avermi invitato, augurando una buona giornata e buon lavoro. Sono andato io. Thank you.
Eccoci. È un video che ogni volta emoziona perché è struggente. Sì, si vede, diciamo, com'era Amatrice. Credo che tutti concordiate che era una bella cittadina. E i tanti monumenti che abbiamo visto, la Torre Civica, la Chiesa di San Francesco del XIII secolo, la Chiesa di Sant'Agostino, la Chiesa di Santa Maria Lauretana, ex chiesa dove avevamo istituito il Museo Civico, e poi ovviamente le immagini di adesso che dimostrano, insomma, che è stato quasi tutto cancellato. Però diciamo che i monumenti fondamentali come la Chiesa di San Francesco, avete visto, è rimasta ancora in parte in piedi, insomma non è stata completamente distrutta, e già abbiamo in fase di approvazione il progetto di ristrutturazione che ci donerà l'ingegner Stefano Podestà di Genova. E poi abbiamo avuto proprio ieri notizia che è stato finanziato il restauro della Torre Civica, che è un po' l'emblema di Amatrice, anche l'emblema del terremoto per tutti i nostri concittadini che hanno avuto modo di vedere in tutta Italia, insomma, spesso quella immagine della torre che resisteva alla forza distruttrice del terremoto. Il progetto è veramente un progetto di straordinaria novità, innovazione, perché utilizza, diciamo, questo grande attrattore che è il Parco del Colosseo, o meglio, il Parco del Colosseo si mette a disposizione di questi territori distrutti dal terremoto di Amatrice e di Accumoli, affinché attraverso la realizzazione di video che possono far conoscere appunto le emergenze artistiche, storiche, archeologiche di questo territorio, e attraverso anche un progetto di gioco che è stato elaborato che consente di scoprire queste bellezze, di conoscerle e progressivamente però anche di partecipare, diciamo, al progetto di ricostruzione attraverso appunto un meccanismo di donazione man mano che si procede nella conoscenza di questi luoghi. Non dimentichiamo che questo progetto ha un suo collegamento, anzi io direi due collegamenti storici con la città di Roma ed in particolare poi con il Colosseo, perché Tito Flavio Vespasiano aveva origini in questi nostri territori, e perché una delle tradizioni più antiche che legano la montagna dell'Amatriciano a Roma, la transumanza, è tra l'altro diventata patrimonio immateriale dell'umanità, e quindi è un progetto che in realtà mette insieme dei territori che storicamente sono stati insieme, e non a caso la presenza di attività economiche, soprattutto nella ristorazione romana, di famiglie di origine amatriciana è così rilevante, perché proprio questo collegamento si struttura e si rafforza nei secoli attraverso la transumanza, che vedeva le greggi di questa montagna, diciamo, reatina transumare verso l'agro romano, anziché, all'epoca ovviamente eravamo in Abruzzo, anziché verso invece i litorali abruzzesi e le Puglie, come invece avveniva per il resto dell'Abruzzo. Ovviamente questo era favorito dalla via Salaria, che è una via di collegamento tra la capitale e i nostri territori, e poi ovviamente il mare Adriatico,
termina a Porto d'Ascoli, a San Benedetto del Tronto, e quindi era, diciamo, un collegamento anche naturale che invitava, diciamo, le greggi di queste montagne a rivolgersi verso l'Agro Romano anziché verso l'Abruzzo e le Puglie. Allora, come adesso lancio il mio PowerPoint, come diceva il direttore Tassinari, noi abbiamo concepito un progetto multimediale che di fatto è un'esperienza gamificata estesa dal Parco Archeologico del Colosseo fino appunto ai territori dei comuni di Accumoli e ad Amatrice. Questo nasce come idea dal momento in cui alcuni dei funzionari, architetti, archeologi del parco intervennero come task force dopo il sisma per contribuire al recupero dei beni culturali, la catalogazione e la prima messa in sicurezza dopo il sisma, appunto. Poi, due anni dopo, appunto, all'uscita del bando di Lazio Innova, si è pensato perché non, appunto, fare un qualcosa insieme in modo da, come dire, in qualche modo sfruttare il volano di visibilità che ha il parco per coinvolgere sul problema, ma anche sulle opportunità di conoscenza di comunità matrice. Quindi, appunto, si è pensato a fare un progetto su due binari essenziali. Mando avanti la presentazione. Allora, qua, appunto, questo lo possiamo saltare. Questa è quella vecchia, ho andato quell'altra. Vai. Comunque, il discorso è un lavoro su due binari. Uno è un donation game, quindi un gioco in cui di tipo gestionale, adesso lo spiegherò un po' meglio, in cui il giocatore può contribuire a creare appunto un fondo poi da investire su progetti di accumulo da matrice, sui beni culturali, semplicemente giocando o anche donando direttamente se vuole, ma soprattutto giocando, passando del tempo con il gioco, perché durante il gioco passeranno dei banner di inserzionisti i cui proventi appunto saranno girati a creare questo fondo per progetti specifici per accumulo da matrice. Il gioco sarà di tipo gestionale, ovvero si tratta di questo, ovvero il giocatore sarà sfidato nel gestire il parco del Colosseo e allo stesso tempo esplorerà i territori di comunità matrice, dove verranno appunto visualizzati ed esplorati in modo ludico, ma con un principio che parte dal fatto che la gestione del parco o di qualsiasi bene culturale parte innanzitutto dalla conoscenza, poi da un lavoro di squadra, di equip e dalla programmazione. E in questo senso appunto il giocatore esplorerà delle mappe create apposta del parco e dei comuni che comunità matrice, e esplorando queste mappe le aprirà, come dire, che saranno all'inizio limitate come esplorazione, e poi si allargherà il campo di gioco, il campo d'azione, man mano che supererà delle difficoltà e dei giochi, dei quiz e dei vari puzzle in modo appunto divertente, e in ognuno di questi mini giochi ci saranno dei contenuti ovviamente informativi sull'oggetto che si va a conoscere, esplorare e gestire. L'altra modalità, l'altro binario su cui si sviluppa questo sistema di esperienza gamificata è la creazione di contenuti multimediali ricostruttivi o di altro tipo immersivo specifici delle peculiarità beni culturali di Accumoli e da Matrice. Questi contenuti multimediali che sono adesso in fase di progettazione saranno poi visibili sia in loco in due postazioni, una per comune che individueremo insieme ai sindaci, su cui si ha già un'idea, e che poi verranno gestiti da cooperativa o comunque da un'equipe, da un team con cui insomma adesso metteremo a fuoco anche questo aspetto. Quindi ci sarà un'esperienza multimediale in loco da Accumoli e da Matrice, con contenuti nuovi e che integrano anche quelli già prodotti in modo, in alcuni casi, anche efficace dagli stessi comuni. Questi contenuti multimediali verranno anche poi integrati nel gioco, quindi si potranno anche vivere da remoto, ma l'esperienza potrà dirsi completa e riuscita, e anche come punteggio, come premialità, se si va fisicamente sui posti dal Colosseo e poi si fa una gita ad Amatrice, si visitano certi posti, è il centro dove si vede, facciamo conto con gli Oculus, non so se saranno gli Oculus o qualcos'altro, comunque quei contenuti fatti apposta, è così lo stesso ad Accumoli.
Questo ovviamente era pensato in un momento in cui si poteva girare liberamente. Io adesso mi auguro che a gioco completo, che ci vorranno insomma mesi, e la situazione sia tornata alla normalità e quindi, come dire, sia un'occasione in più, un rilancio per visitare questi luoghi, noi compresi, che come sapete siamo chiusi come tutti quanti, e quindi possa essere veramente questo, come dire, una nuova spinta in un momento in cui si riaprirà la visita a tutti i posti per tornare a visitarli, aiutati, come dire, invogliati anche dal gioco e giocando al quale si potrà contribuire a continuare a investire sui beni culturali di comunità matrice. Io direi che questi sono appunto, ecco qui appunto c'era una mappa di un esempio di un gioco noto esistente, la mappa sarà, come dire, graficamente simile a un cartone animato, in modo che ho i giochi più comuni e saranno delle parti accese all'inizio e mano a mano che si esplora si prosegue con l'esplorazione attraverso i mini quiz di tipo, diciamo, culturale o comunque informativo, di vario modo si potrà appunto giocare. Questo è il discorso, che la gestione passa per un team building, per un gioco di squadra, per la programmazione e con l'intervento di diverse competenze. E la conoscenza è alla base di tutto. Infatti il giocatore avrà una sua libreria virtuale e a mano che conoscerà, esplorerà i monumenti, infilerà il libro corrispondente nella sua scaffalatura e quando sarà completa, come dire, avrà soddisfatto le esigenze, la missione del gioco. Si potrà anche intervenire sul parco e sui comuni, nel senso che il giocatore potrà sfidarsi col tempo, con i suoi punteggi, con il suo denaro virtuale, potrà anche, come dire, migliorare o personalizzare il suo territorio, i suoi vari monumenti che verranno messi oggetti, come dire, a possibili upgrade personalizzati, questo per incentivare la personalizzazione del gioco, del giocatore. E qui appunto che mi servivano per passare la parola ai sindaci, che Fontanella ha già parlato, Cumoli oggi purtroppo non è potuto intervenire. E quindi questo è il quanto. Adesso stiamo lavorando sui progetti, individuando i luoghi dove fare il multimediale e in parallelo stiamo appunto progettando il gioco, il game, il donation game. Ma Laura, senti, ci puoi raccontare un po' come si sono svolti queste prime esperienze di incontro, no? Dei laboratori con le imprese, perché io non ho avuto la possibilità di partecipare, però ho avuto dei feedback molto positivi e quindi qual è la programmazione anche per il futuro? Penso che sia un tema molto interessante. Grazie Sabrina. E ecco, nel momento in cui abbiamo dichiarato quelli che erano i pilastri fondanti e un po' la vision di questo progetto, partecipazione e collaborazione di tutti i segmenti produttivi e di tutte le anime del nostro territorio da cui l'innovazione può provenire. E è ovvio che nel coinvolgimento dell'ecosistema partiamo dai luoghi che sono deputati alla generazione di innovazione, che sono i laboratori di ricerca, in particolare i laboratori di ricerca del centro di eccellenza. E quello che stiamo organizzando nel corso di queste settimane e che continueremo a organizzare per i prossimi mesi è proprio il matchmaking tra mondo della ricerca e mondo dell'impresa, e facendo conoscere attraverso seminari ciclici, circa uno ogni due settimane, e facendo conoscere le peculiarità dei singoli laboratori alle imprese che sono interessate a poter fruire dei servizi di quel laboratorio perché operano in quelle tematiche. E per cui se continuate a seguirci all'interno della community degli innovatori, che è anche un gruppo LinkedIn Tecnologie della Cultura, sarete aggiornati costantemente su quello che sono i programmi e le iniziative proprio incentrate su questo raccordo mondo dell'impresa, mondo della ricerca, di cui il fulcro è proprio il centro di eccellenza. Grazie Sabrina. Grazie a te Laura. Accogliamo, vediamo concitatissimo e lo capiamo, il
presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni. Sì, ma non concitatissimo. È come arrivare in Russia, è una metafora, ce l'abbiamo fatta. E quindi grazie Tommaso, buongiorno. Grazie per aver insistito, ci tenevamo in modo particolare a poter raccontare questo bel progetto. Ti lascio la parola. Sì, allora le cose invece fondamentali che volevo dirvi sono che il giardino e le rovine di Ninfa attualmente sono visitati intorno ai 85-90 mila persone l'anno, e persino in questo anno in cui con il lockdown abbiamo aperto più tardi, ci sono stati tutti i problemi che voi sapete, sono state visitate da 72 mila persone, quindi diciamo che è un sito che riesce a coinvolgere tantissime persone. 72 mila persone escludendo quest'anno tutte le visite scolastiche, che pure rappresentavano una grande parte. Il progetto, prendendo spunto appunto dal bando regionale, ha inteso verificare come questa potenzialità turistica potesse essere messa al servizio del territorio. Noi da un'analisi che facciamo e dai questionari che facciamo in collaborazione con l'Università Bocconi da alcuni anni, avevamo verificato che praticamente la visita a Ninfa era quasi un mordi e fuggi, la gente veniva e andava via e non conosceva le bellezze dei comuni intorno. Abbiamo approfittato di questo bando per collegare Ninfa alle sue zone intorno. Quindi il nucleo della piattaforma di Ninfa, che già attualmente funziona per le prenotazioni e per tutta un'altra serie di cose, verrà implementata per fornire notizie, avere prenotazioni e gestire tutta una serie di servizi relativa ai comuni di questo piccolo distretto che abbiamo creato, e che sono Cori, Norma e Sermoneta, i tre comuni qui intorno. Qui si potrà avere tutto l'assistenza e i servizi che si possono avere. Ci sarà il calendario degli eventi, la mappa interattiva che individua tutti i luoghi, e poi la possibilità di costruire un percorso di visita personalizzato, e quindi diciamo il sistema di pagamento con PayPal e altre piattaforme, e ci sarà persino la possibilità di fare un proprio diario del viaggiatore. E questa struttura, oltre ad essere sul portale, sarà su un'app dedicata che accoglierà fin da quando uno arriva sul territorio, dandogli tutte le informazioni. Per venire ai contenuti di questa nuova attività, i tre comuni hanno scelto tre siti, tre luoghi per simbolo per questo progetto. Il comune di Cori ha scelto il rafforzamento del Museo della Città del Territorio, che è un museo archeologico che verrà quindi implementato e valorizzato da questa attività. E già quest'anno abbiamo cominciato per altri luoghi, anzi volevo dire questo, noi sono già due anni, lo scorso anno e quest'anno, che abbiamo già organizzato delle visite abbinate, nel senso che nei mesi di settembre e ottobre chi prenotava il giardino aveva diritto anche ad andare in questi tre luoghi a vedere i luoghi, e ci sono state oltre 1000 persone per ogni luogo che sono andate. Teniamo conto che questi musei, questi luoghi di questi piccoli comuni normalmente non hanno un numero di spettatori di questo tipo. Dicevo, verrà implementato il museo archeologico che c'è, ma verrà costruita una nuova ala che si chiama Ala Marchetti, come dire, anche con un gioco di parole, perché Alessandro Marchetti, che è nato a Cori, è stato il più grande inventore e costruttore di aerei dell'Italia, i famosi aerei SIAE Marchetti, e oltretutto un museo che parla di un grande costruttore di aerei si presta molto proprio a questo discorso della virtualità, della simulazione, dell'esperienza che si può fare. Per quanto riguarda, e quindi ci saranno appunto delle postazioni che spiegheranno cosa ha fatto lui, simuleranno le sue traversate dell'Atlantico, i suoi record e così via. Per quanto riguarda il comune di Norma,
è l'area archeologica dell'antica Norba, una bellissima area poco conosciuta e poco valorizzata, praticamente una città romana distrutta nella guerra tra Mario e Silla e su cui poi non si è ricostruita perché la città medievale è stata costruita da un'altra parte, che oggi può essere visitata con le sue mura, le sue strade, le sue case, i suoi templi. E lì ci sarà una ricostruzione in 3D di alcuni parti, e collegata col museo archeologico, anche lì esiste a Norma, dando un nuovo modo di fruire questa. Ci sono 8 tappe all'interno della città in cui si può vedere una simulazione di come era la città anticamente. Per quanto riguarda il comune di Sermoneta, ci sono tre situazioni. La prima riguarda la sede museale dell'ex chiesa di San Michele Arcangelo, dove si spiegheranno gli affreschi e tutte le opere d'arte contenute nella chiesa. Poi ci sarà un museo virtuale delle mura, tutte le mura intorno alla città saranno, come dire, valorizzate e si scoprirà la storia e la curiosità di questa cinta muraria che fu costruita a protezione del castello. E la terza parte riguarda proprio il castello Caetani, che è di proprietà sempre della fondazione, che purtroppo per le sue vicissitudini storiche perché fu depredato fin del tempo napoleonico e poi durante la guerra, insomma, è un castello che, al di là di alcune sale affrescate, di alcune forti testimonianze tipo le prigioni e via di seguito, non ha però, come dire, tutto l'arredo e tutte le altre opere d'arte, queste cose che c'erano sicuramente prima. Proprio approfittando di questa mancanza, verranno lì, come dire, ricostruite visualmente scene di vita e delle attività che si svolgevano. Quindi, complessivamente, il senso che volevo rappresentare, il senso che abbiamo voluto dare a questo progetto è come, in un'altra maniera, ma come dire, per alcuni aspetti che può somigliare a quella che è stata già presentata del Colosseo con Amatrice e Accumuli, anche qui noi partiamo da un bene, da un luogo che ha una fortissima valenza e una fortissima attrattività, per fare in modo che questa potenzialità si estenda al territorio, si estenda ad altri luoghi che meritano questo, che sono un Lazio che viene considerato minore, ma che invece in questo modo può arrivare anche ad avere un grande numero di presenze turistiche. Non so se ci sono delle domande. Grazie Tommaso, mi dispiace che non abbiamo visto le tue bellissime slide, però sarà uno stimolo per incontrarci presto e poter vedere anche... Noi poi, come vi ho detto, abbiamo un sito abbastanza ben fornito. Basta che andiate a vedere le 3-4 visite virtuali che abbiamo fatto, alcune con i parchi letterari in cui viene anche ci sono anche recitate dei pezzi che sono stati scritti per Ninfa o su Ninfa, e credo che tutti quanti possano andarlo a vedere. Un'iniziativa bellissima che ci ha tenuto tanta compagnia anche nel corso del lockdown. Ne faremo anche qua, vi dico in anteprima che prima, proprio ieri, ho parlato con Clemente Bernarella, che è il regista e attore che fa tutte queste cose. Beh, abbiamo fatto dal vivo anche 11 rappresentazioni dell'Orlando Furioso dentro il castello di Ninfa, che ha avuto un successo enorme. Eravamo partiti per 2-3, ne abbiamo dovute fare 11 repliche. E prima di Natale vi faremo un'altra sorpresa virtuale. Purtroppo, ma vi faremo una proposta. Aspettiamo, vuoi ripetere l'indirizzo del tuo sito? Sì, www.fondazioneroffredocaetani.it, oppure se uno va sul sito del Giardino di Ninfa, dove normalmente si fanno le prenotazioni, ci sono i link per andare sulla fondazione, oppure alla nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram e dappertutto. Abbiamo un ufficio stampa che funziona bene, diciamo. Bene, complimenti Tommaso, grazie. Grazie a te. Grazie a tutti voi e spero di rivedervi presto in modo appunto più efficace e diretto, e mi auguro in ogni caso che anche in questo modo un po' disordinato siamo riusciti a darvi un'idea di quello che è
il grande sforzo che sta compiendo la Regione Lazio per dare supporto alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro bellissimo territorio. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.